Gli appassionati di RPG conoscono bene il nome di Ken Rolston. Ken infatti è stato il lead designer di Morrowind e anche di Oblivion, due progetti che da soli definiscono il talento di questo signore americano. Proprio così, un signore tra l'altro non più giovanissimo ma molto vivace, che progetta videogiochi fin dagli anni 80 e che ha anche realizzato degli RPG da tavolo. Insomma, si era capito già da Morrowind e Oblivion, ma questo lo ribadisce, Ken la sa lunga in fatto di RPG. Il progetto più recente di Ken è Kingdoms of Amalur Reckoning, un action RPG con la firma di Big Huge Games, pubblicato da Electronic Arts. Abbiamo avuto la fortuna di fare quattro chiacchiere con Ken riguardo alla sua ultima fatica. Il combattimento è una parte essenziale dei giochi di ruolo e non deve assolutamente deludere le aspettative. Si dice che il mercato sia pieno di action RPG, ma devo ammettere di non averne mai giocato uno e forse non so nemmeno cosa sia veramente un action RPG. La verità è che noi creiamo giochi di ruolo e per farlo rubiamo allegramente dal genere action, prendendo il meglio dalla teatralità degli scenari di guerra e dalle animazioni. La fisicità dei movimenti, inoltre, deve rendere il peso e la portata delle armi. Penso che tutto questo finora non sia stato preso sul serio, ma in Kingdoms of Amalur Reckoning lo abbiamo fatto. Hanno collaborato allo sviluppo del gioco, oltre al sottoscritto, altre due menti geniali famose in tutto il mondo. Si tratta di Robert Salvatore, che mi tocca ammettere è uno scrittore decisamente migliore di me, ma è giusto che sia così, visto che io sono un game designer altrettanto geniale. E poi Todd McFarlane, che non conoscevo prima di lavorare a questo titolo, ma che ora considero un dio vivente in grado di insegnarmi tutto sugli scenari di guerra, con situazioni a cui non avrei mai nemmeno lontanamente pensato. La domanda che mi sono posto è: perché dovrei far fare al giocatore qualcosa che non farebbe mai? Credo che la risposta sia la chiave per interpretare al meglio uno scenario open world. In Kingdoms of Amalur Reckoning la libertà di gioco è assoluta, ma allo stesso tempo la trama ti seduce, spingendoti a scoprirla. Il contenuto di gioco era così tanto che sulle prime ha spaventato quelli che si dovevano preoccupare del budget dedicato alla produzione. Ma deve essere così per forza, se vuoi veramente dare al giocatore la libertà di fare quello che vuole. Le scelte morali in questo gioco non mancano, ma non c'è un vero e proprio morality system che personalmente non condivido. Non mi piace che qualcuno vi dica se vi siete comportati bene o male. Che siano buone o cattive, queste saranno le vostre scelte e sarete voi a decidere se essere magnanimi oppure spietati. Non ho idea di quante ore ci vogliano per finire il gioco, un po' come per Oblivion e Morrowind, non so se sia possibile quantificarle, ma capisco che dietro a questa domanda ci sia il timore per il giocatore di aver speso bene i propri soldi e la speranza di rimanerne sorpreso. Posso dire con certezza che ci sono anche fin troppi contenuti e che bisogna essere dei pazzi per pensare di scoprirli tutti. Se lo avete fatto in Oblivion, beh, allora siete pronti per il manicomio. Principalmente volevo realizzare un grande titolo di combattimento, secondo lo schema classico di questo genere che si basa su quattro pilastri: narrativa epica, esplorazione, combattimenti ed esperienza. Credo che la narrativa sia già stata trattata in modo eccellente da una software house come BioWare, mentre io stesso ho dato un contributo all'esplorazione con titoli come Morrowind e Oblivion. Sul fronte esperienza e loot, devo dire che Blizzard non se la cava affatto male. Credo però che nei giochi di ruolo visti finora mancasse il combattimento frenetico che caratterizza i titoli per le console di oggi. Quello che vorrei vedere copiato in futuro da questo RPG è il modo fluido in cui si sviluppa il combattimento, una vera delizia per gli occhi. Mi trovo perennemente in uno stato di estasi creativa e rubo da ogni fonte possibile. È stato così anche per Kingdoms of Amalur Reckoning.